Beh, sicuramente ci fa male, sicuramente perché abbiamo condotto alla fine, poi loro hanno avuto questo sprazzo che ci sono andati davanti, abbiamo avuto anche l'ultima palla per fare canestro e era un'opportunità. È difficile poi arrivare a vincere fuori casa in un'ultima azione, bisogna essere bravi e cinici, però dei passi avanti sicuramente sì, però questa fa male, spero che che rimanga un po' di rabbia per le prossime partite. Forse ti chiedono un arbitraggio. Non ho mai parlato degli arbitri, non voglio parlare neanche adesso. Non è mia abitudine parlare degli arbitri. Gli arbitri fanno il loro lavoro e di tutto, ci sarà qualcuno che li guarda, ma io non sono il tipo che va a parlare degli arbitri. Allora, innanzitutto le mie scuse ai vostri colleghi della televisione, perché finita la partita ho dovuto stare 2 minuti da solo in camera di decompressione, per questo è un mestiere che mi farà morire prima del previsto. Però morire così è bello, no? Nel senso che questa è una vittoria della squadra, non mia. Questa è una vittoria della squadra, di 10 persone che sono incontrate quest'estate qua scafate per la prima volta, 8 di queste, e che hanno capito quanto sia bello vincere assieme, anche in situazioni di questo genere, perché poi vi dirò altre cose. Ed è la vittoria del presidente, perché poche società in Italia, a fronte di un trauma, dell'ennesimo trauma di questa stagione, prima il capo allenatore che se ne deve andare, e poi uno dei giocatori più rappresentativi, desiderato, voluto, corteggiato durante l'estate, decide di smettere. E l'unica cosa che contesto non è la sostanza. Chi di voi segue un po' il pugilato si ricorderà di Mano di Pietra Duran, campione del mondo, che dopo un ultimo incontro disse solo 2 parole, no mas, basta. E io credo che David abbia fatto così, abbia detto basta. L'unica cosa che penso è che forse da un punto di vista di forma, la sostanza è, ci sta. Forse da un punto di vista di forma si poteva farlo diversamente, si poteva comunicarlo ai compagni se non altro, comunicarlo alla società, però forse David non è un grande amante delle celebrazioni, perché si sarebbe meritato un bel saluto da parte del pubblico di Scafati questa sera, no? Ma è una vittoria del presidente, perché io non sono, credetemi, non sono molto noto per essere ossequioso, diciamo così, nei confronti delle alte cariche, ma non ci sono tante società in Italia che avrebbero sostituito un giocatore così importante nel giro di 24 ore, con un giocatore che questa sera ha dato un contributo fondamentale alla vittoria. E non ci sono tante società che avrebbero risposto a tutte le insinuazioni di questa fogna che è il web. A Scafati non pagano, se n'è andato per colpa di Boniciolli, se n'è andato per... Il web è una fogna, e la lucidità e la serenità con la quale il presidente ha replicato, chiarendo, mettendo, come si diceva una volta, i puntini sulle i, sulla situazione tecnica e sulla situazione amministrativa e sui desideri della società e delle sue ambizioni, fa sì che la vittoria sia sua e della squadra. Io ci ho messo poco questa sera. Volevo dirvi questo, siccome io sono di Trieste, estrema provincia del nord-est, quindi condannato a essere una persona semplice, io credo che il lavoro, diciamo, che la qualità del gioco di una squadra dipende da una, al di là del, c'è il roster e poi c'è come questa squadra si allena durante la settimana. Io non da un po', non da sempre, ma da un po' di anni a questa parte, non sopporto più annoiare le persone che vengono a vederci, e che ringrazio perché c'è stato un sostegno anche stasera clamoroso. Non posso angosciare le persone o disturbare le persone che lavorano, che faticano, che hanno dei problemi in famiglia, dicendogli è infortunato questo, è infortunato quell'altro, perché diventa una roba che non se ne può più. Quindi sono cose che ci teniamo per noi, ma visto che questa,
questa, almeno questa piccola parte di storia ha avuto un finale positivo. Io vi dico, siccome c'ho un diario dove mi scrivo tutto quello che succede, perché siccome sto andando verso la fase del rincoglionimento devo scrivermi tutto, noi nelle ultime 2 settimane, cioè negli ultimi 14 giorni, abbiamo fatto 2 allenamenti di 5 contro 5. Uno venerdì prima di Treviso e uno questo venerdì. Tutto il resto della settimana noi eravamo in 7 più 3 ragazzini, 8 più 2 ragazzini, 5 più 4 ragazzini. Perché Strednix di nuovo fuori, Gentile la caviglia, Rivers la caviglia, poi se ne va Logan, quindi oltre al problema di assenza materiale c'è anche un problema di delusione da parte di tutti. Lo dico adesso perché è finito bene, se avessimo finito male non avrei detto niente e sarei andato avanti, mi sarei assunto le responsabilità della sconfitta, avrei chiesto scusa e me ne sarei andato a casa. Però siccome abbiamo vinto posso dirvi che negli ultimi 14 giorni mi ha fatto 2 allenamenti 5 contro 5 e purtroppo tu ti puoi inventare quello che vuoi, tu ti puoi inventare quello che vuoi, ma se giorno dopo giorno tu non affronti allenamenti anche non particolarmente lunghi ma che riproducano questo tipo di intensità qua, alla quale dovete aggiungere anche un fattore emozionale importante, no? Perché adesso non ha senso che ci raccontiamo storie, questa per noi era una partita, un crocevia, nel senso che vincendo oggi non so cosa stia facendo Treviso, però siamo, credo, a più, quanti punti di scarto abbiamo su Pesaro? 10, più il doppio confronto, e su Treviso lo stesso, e su Brindisi di più. Quindi diciamo, litighiamo spesso io e il Presidente sugli obiettivi, no? Lui che è molto più concreto di me, dice Matteo ci dobbiamo salvare. Allora diciamo che questa sera per la salvezza abbiamo fatto un passo importante. Adesso io cercherò di convincerlo nelle nostre litigate a pensare ai playoff. Esattamente. Però voglio dire, anche per andare ai playoff raggiungere la salvezza con un certo anticipo. L'anno scorso Pino e i suoi giocatori fecero un'impresa straordinaria all'ultima giornata, mi ricordo la partita, la vidi la televisione. Quest'anno arriviamo a una, diciamo, quasi salvezza, non è ancora matematica, ma una quasi salvezza a 11 giornate alla fine del campionato. Significa non che io sono più bravo di Pino o che i giocatori di quest'anno sono più bravi di quelli dell'anno scorso, ma che il club, la società, il presidente si stanno radicando in questo che è un campionato fra i più competitivi d'Europa. Perché se voi vedete, Panathinaikos e Olympiakos in casa durante la stagione regolare vincono in Grecia, vincono le partite prendendo la gente a sberle. Real Madrid e Barcellona in Spagna mediamente vincono le partite prendendo la gente a sberle. Milano e Virtus ogni santa domenica devono sudarsi la vittoria, perché questo forse non è più un campionato di riferimento da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di giocatori che vogliono venire in Italia, adesso i giocatori vogliono andare in Spagna, vogliono andare in Turchia, però è un campionato di una durezza clamorosa, clamorosa. Una squadra che ha giocato una pallacanestro fantastica attorno al suo allenatore, con Blujet che ha fatto dei canestri irreali, sta lottando per evitare la retrocessione. Quindi cercate di capire, o meglio dire, l'avete capito prima di me, in che campionato siamo e il fatto che abbiamo guadagnato, diciamo, 3/4 di salvezza a 11 giornate alla fine, invece che all'ultima giornata come l'anno scorso, significa non Boniciol, no, la società, il presidente, i suoi collaboratori, i suoi finanziatori, i suoi amici che consentono alle persone di questa città di venire a vedere spettacoli sportivi di questo genere. Perché questo, io credo che, c'erano dei bambini prima che mi chiedevano di fare la fotografia, io credo che noi siamo vecchi, abbiamo visto tutti i colori, no? Ma alcuni di questi bambini qua, queste cose non se le dimenticano più. Sono esperienze di condivisione di una gioia assieme ai propri genitori, incredibili. Allora di questo dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi, tutti quanti orgogliosi, dare mezza giornata in più di recupero perché i giocatori sono a pezzi e ricominciare martedì per andare a giocare contro la squadra che unanimemente, assieme al Real Madrid, è stata definita la squadra che grazie a Luca Banchi e agli investimenti del dottor Zanetti sta producendo in questo momento il miglior basket d'Europa. Sarà una sfida fantastica dove misureremo le nostre qualità e che soltanto grazie agli investimenti del proprietario e soltanto grazie alla fiducia di queste persone che vengono a vederle sono possibili da vedere. Cioè Scafati va a Bologna contro la Virtus,
e questa è una bella cosa. Dopodiché, se qualcuno vuole domandarmi cose sul dettaglio, io sono qua. Domande?